Eccellenza, come mai la scelta ad ospitare questo evento è caduta su Canicattì? Ma quando abbiamo fatto la prima manifestazione per ricordare la Grande Guerra al Teatro Pirandello ad Agrigento, lì fu detto, invitammo tutti i sindaci della provincia, che avremmo cercato di portare le varie iniziative non solamente ad Agrigento, da cui partivamo, ma diffonderle un pochettino all'interno della provincia. Su questa iniziativa della Grande Guerra, come su altre, il giorno della memoria è stata celebrata a Sciacca, il ricordo alle vittime delle foibe è stato svolto ad Aragona, quindi ecco, c'è questa idea da parte della prefettura di portare nel territorio queste importanti iniziative. Poi la cornice di Canicattì è assolutamente splendida, questo bellissimo teatro. Ho chiesto al sindaco la collaborazione, ne ho ricevuto non solo collaborazione ma entusiastica collaborazione. Si è parlato con le autorità militari, hanno fatto un sopralluogo, ne hanno convenuto sulla bontà di questa idea e sono contento, sono orgoglioso, riconoscente alla comunità di Canicattì per l'entusiasmo che sta mettendo oggi, con la speranza poi che questa mostra allestita dall'esercito possa essere visitata da più gente possibile. Studenti, grazie per essere intervenuti così numerosi a questo evento che vuole ricordare nel centenario il primo conflitto mondiale. Sgomberiamo subito il campo da possibili equivoci. La guerra è una tragedia, offende la dignità dell'uomo, sia che la si vinca sia che la si perda. Noi come esercito non siamo qui oggi a celebrare la guerra in quanto tale, ma siamo qui per gettare qualche spunto innovativo che prescinda dalla retorica che spesso contraddistingue queste celebrazioni e metta il fuoco, l'obiettivo, su altri aspetti importanti che forse nel passato abbiamo sempre un po' trascurato. Questa mostra itinerante, che ha anche un valore simbolico importantissimo, perché parte dalla Sicilia in contemporanea con altra mostra identica che parte dalla Val d'Aosta e scende lungo tutte le province d'Italia, confluirà a Roma nel 2018, attraversando tutte le province d'Italia, soffermandosi e portando lo stesso tema, che è un tema, come dicevo, profondamente innovativo. Non è che si può riassumere la prima guerra mondiale in 18 pannelli che sono puramente descrittivi, ma da questi pannelli si possono cogliere degli aspetti importanti e, come dicevo, innovativi.